Il suo nome è Roberto Pisano, paese natale Rocca Gloriosa, classe 76, 77 kg di peso. Roberto è l'unico cilentano ad aver preso parte all'evento natalizio di Bodybuilding e Fitness International Grand Christmas 2015, che si è svolto a Sapri, ottenendo dei ragguardevoli risultati. Ma il neoatleta di bodybuilding non ha avuto sempre il fisico scolpito che ha esibito durante la gara. Da 106 kg a campione di bodybuilding, come è avvenuto questo cambiamento? Come è venuto? Da un dimagrimento di 106 kg a 77 kg per poter fare la gara. Com'è nata questa passione per il È bodybuilding? nata venendo qui in palestra, seguendo un'alimentazione per il dimagrimento, guardandomi allo specchio giorno dopo giorno, vedendo il cambiamento, è nata tutta questa mia passione. Hai partecipato a due gare, Sì. una a Roma e una a Sapri. Ce ne puoi parlare? La prima, proprio per vedere, per rompere l'impatto con il palco, l'abbiamo fatto il giorno dell'Immacolata a Roma e siamo arrivati terzo posto. Nella categoria sempre HP, Sapri ho fatto un primo e un secondo posto nelle due categorie. Non mi aspettavo una vittoria, speravo per una qualifica almeno il sesto posto, però non mi sarei mai aspettato di arrivare così in alto per un primo, un secondo e un terzo posto. Quali sono i progetti per il futuro? Gli allenamenti sicuramente, l'alimentazione pure la manterrò, sperando che l'anno prossimo saremo ancora più forti. Cos'è cambiato nella tua alimentazione? Allora, adesso è basata tutta su carne, pesce, verdura e riso, diciamo così. Prima era soltanto pasta e pane dalla mattina alla sera. Gli ottimi risultati ottenuti da Roberto Pisano rappresentano una grande soddisfazione anche per Ivan Urso, allenatore e proprietario della palestra Dragos Gym. La soddisfazione più grande è stata di vederlo gareggiare con atleti internazionali e fare un secondo posto in una categoria HP, un primo posto in una categoria HP più 6 kg. Quindi questa è stata una grandissima soddisfazione per me e penso anche per lui come atleta. Speriamo che l'anno prossimo di gareggiare insieme io e lui, di fare questa cosa insieme.